e bentrovati a mattino 6, oggi venerdì 17 febbraio la Chiesa Cattolica Venera San Marianna. Apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani regionali dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, edizione dedicata a Pescara, in apertura lavori pubblici d'Alfonso da Indagato, IPM, corruzione, turbativa d'asta e abuso, il governatore, fiducia nella magistratura. E poi lo scontro nel PD. Bersani scrive Renziani. Fermatevi. In centro pagina la fotonotizia: Zeman riaccende Pescara. A Consi. Babbo Renzi finisce sotto inchiesta. Bilancio: arriva il bonus di 1.000 euro per gli asili nido. Nelle cronache invece all'interno, stabilimenti balneari: Guerino riapre e si chiamerà il Gabbiano. Francavilla, no agli alloggi nel Residence sulla sabbia ed ancora in breve interpellanza della Lega 24-25 Viadotti a rischio, il Ministro ora chiarisca. Iniziativa consiglieri del Movimento 5 Stelle, turbina donata alla Regione con i soldi delle indennità. Nel taglio basso Montesilvano, uno scivolo per uscire di casa, dopo tre anni finisce la vita da recluso di un disabile. Pescara, radioterapia, ripartono le sedute serali. Edizione dedicata alla provincia di Chieti, stessa apertura, stessa fotonotizia in centro pagina. Nelle cronache, invece, ehm, a Chieti, schianto in auto alla stazione, feriti due amici. Basto, omicidio di Elisa. I genitori di Italo chiedono silenzio. E poi il taglio basso, eh, Chieti, lotteria per la Casa Popolare. Il comune decide di estrarre a sorte i nomi degli assegnatari. Lanciano ricattavano negoziante condannati a nove anni. Edizione dedicata alla provincia di Teramo. Vediamo che eh, cambiano le notizie all'interno. Terremoto. Si farà la scuola allo stadio per 850 eh, studenti e eh, ancora campli, frana ingoia strada e cabina enel 10 case sgomberate. La tragedia, investito e ucciso sulle strisce, pensionato di 71 anni travolto da un'auto a Nereto Roseto, violenta figlia 15, 14enne e suocera a processo. Edizione dedicata a L'Aquila, nelle cronache vediamo. Comunale Avezzano scontro NCD, Forza Italia, Piccone passa con De Angelis, Prato, la famiglia povera ma eh, paga il ticket alla ASL. Nel taglio basso Fondazione eh, Caris, eh, sostegno al lavoro giovanile, all'aquila arriva il bando per un incubatore di imprese. E poi parcheggi a pagamento i negozianti dicono eh, no in Viale Corrado. Quarto. Ed ora la prima pagina del Messaggero, appalti sotto inchiesta ad Alfonso, perquisizioni regione, masterplan e case popolari. Il presidente indagato per turbativa d'asta e abuso, nel Milino anche la ristrutturazione di Palazzo Centi all'Aquila. L'accusa: pressioni e raccomandazioni. La difesa in centropagina: il governatore a disposizione senza lamentarmi, ha detto estraneo a tutto, voglio chiarire subito. Rigopiano, una parte di me è rimasta sotto la valanga. Francesca parla un mese dopo. La Procura esamina i sì all'Hotel della Morte. Sindacati: Michele Lombardo, nuovo segretario della UIL Regionale, ora ottica di rete. Pescara poi nel taglio basso ha processo per le mense. Ed ora la città, il quotidiano della provincia di Teramo, in apertura. D'Alfonso, indagato per corruzione, blitz dei carabinieri di regione: sotto la lente lavori a Palazzo Centi, un appalto Ater e uno a Letto manopello. E poi in centro pagina vediamo la fotonotizia: regalo a 5 Stelle, turbina spazzaneve comprata con i tagli agli stipendi. Protesta al casello, questura dice no, rinviata la protesta della Valle Siciliana per l'ingresso nel cratere. Teramo calcio, tegola sul diavolo, spighi si fa male. Un'altra volta Alba Adriatica, Sessual Night, tre condanne per prostituzione e poi nel taglio basso, vediamo, Euromobili regalerà una facciata dell'azienda al miglior artista murale. Ed ora passiamo alle prime pagine dei quotidiani eh, nazionali. Eh, vediamo il Corriere eh, della Sera, quali notizie eh, riporta in apertura. Eccoci in prima pagina, quindi l'appello di Renzi, non andatevene, evitiamo scissioni, il congresso va fatto, decida la nostra gente. E poi la fotonotizia, caos nella, nelle città, il garante violata la legge. Tassisti in piazza, il nemico è Uber. E poi in spala vediamo l'intesa con Tunisi a voi migranti e ancora... Trump all'attacco dell'intelligence e accusa i media. Non fa più paura in eh, Cile la eh, miniera e eh, una notizia sempre in spalla: la politica è consenso. I 5 Stelle e il dilemma del volo: 93, Consip. In breve, indagato il padre dell'ex eh, premier. La difesa: sono stato trasparente, ha detto. La Repubblica, in apertura le storie al ehm, rallentatore, eh, ritorno a Rigopiano un mese dopo, la verità sulla tragedia, grande racconto di otto pagine per ricostruire le cause di un disastro. La scissione del PD, l'ultima mediazione in centropagina, parla Franceschini. Renzi, sia generoso, slitti il congresso. Ma il segretario, la minoranza, ha già deciso: Consip, indagato, il padre dell'ex premier, appalti all'Aquila, sotto accusa il governatore D'Alfonso. E poi ancora la rivolta dei taxi. Il governo aiuta. Eh, eh, i noleggi, eh, traffico in tilt da Milano a Roma. e Il messaggero Renzi, scissione decisa da tempo, fallisce l'ultima mediazione nel PD, Bersani e Renziani fermate, Viguerini fili spezzati, sinistra pronta allo strappo, appello del leader, venite al congresso, lo avete chiesto voi. E in centropagina vediamo... Accusa di traffico di influenze, appalti consi, indagato Tiziano Renzi, la replica, la mia condotta, trasparente. Nuovo caso in Campidoglio, Raggi denuncia Romeo per la polizza, lui IPM, uso i miei soldi come voglio. E in spalla vediamo l'editoriale che titola Toleranza sotto zero per i nemici dell'italiano, la lingua e l'identità. In centropagina l'Europa League, eh, Zeko Show, impresa a eh, Villarreal, 4 a 0. In gol anche Emerson, la Roma ipoteca gli ottavi. Taxi, rivolta anti Uber, Roma in ginocchio, il garante illegale, protesta per il rinvio della stretta sugli abusi, caos nelle città, Fiumicino senza auto bianche. E un fondo di 20 miliardi, banche ha approvato il salva risparmio. Nel taglio basso invece. Parte di me è morta al rigopiano, il racconto di Francesca, scampata alla valanga di un mese fa. Trump in guerra con GNSA, i007, non <coughs> si fidano del presidente, nuovo bando migranti. E poi il terremoto 2009 Abruzzo inquisito. Il governatore del PD la difesa, la difesa estraneo. Il fatto quotidiano, caso Consip in apertura, il babbo di Renzi è indagato a Roma, favorì Romeo sul maxi appalto traffico di influenze illecite. E poi Mani Pulite oggi, patto Mafia Tangenti che si mangia l'Italia, il racconto di Pier Camillo Davigo. E Abruzzo ancora, inquisito da Alfonso, governatore nei guai, indagine sul post-sisma. Il giorno che i carabinieri dissero a eh, chiesa Mario Rubi i soldi nostri per quanto riguarda l'articolo appunto su eh, Mani Pulite Oggi. In centropagina anche Pisapia scarica Matteo e si allea con gli scissionisti PD nulla perdonato, la raggi sulla terza polizza dell'altro Romeo, lo querelo e gli faccio un TSO. Tutto perdonato ancora per i dipendenti di partiti. E casta, si sì, viola il Job Act, eh, prorogata la cassa. Passiamo ora alla stampa, la battaglia dei tassisti per fermare Uber, scontro da 2 miliardi. Sit-in e rabbia in tutte le città, il traffico va in tilt a Roma: un giro di affari senza regole, ecco cosa succederà ora. Il comandante Donald alla, eh, di sfida delle spie. Vediamo nella fotonotizia, e poi economia, la BCE è pronta ad acquistare più titoli. Italiani, Renzi, l'ultimo attacco, sono loro che se ne vanno, falliscono le ultime mediazioni. Ancora tra i titoli, se la politica riscopre l'eterna DC. Ed ora il giornale in apertura traffico di influenze indagato il papà di Renzi convocato dai PM per aver messo le mani su un appalto Consip Casa di Montecarlo eh, Fini teme l'arresto e ancora vediamo paradiso fiscale Sicilia 886 avvocati per riscuotere l'8% delle tasse evase eh, butta fuoco, non meritiamo eh, l'autonomia, ha detto commissariateci. E poi in centropagina la protesta anti-Uber che blocca le città, il Far West dei taxi fai da te, non si combatte col eh, far, far West. PD meno 2 all'implosione, ma Renzi e Orlando trattano domenica il congresso al veleno. Ed ora il tempo, il quotidiano indipendente in apertura nella Cisle, il malcostume è un cancro che si uccide, la lettera shock del eh, segretario confederale Bernava ai vertici di Roma. Ecco i mega stipendi fino al 2014 e le somme in teoria da restituire. In centropagina Roma, forza 4, eh, matato il Villarreal, eh, poker dei giallorossi in Europa League, qualificazione agli ottavi ipotecata. In spalla vediamo i 25 anni di Tangentopoli, manette d'argento e mani vuote. In centro pagina, tassisti e pompieri rivolta, palazzo assediato al, dalla protesta di auto bianche e vigili del fuoco. E poi, i, tra i titoli, inchiesta Eipli nelle carte: Spunta Speranza, Consip, indagato il padre di Renzi. I contatti in Parlamento del re delle slot machine, svolta sul caso Fini, Tupliani e Corallo. E, eh, sfilata di VIP con Belen, show al processo Corona, 200 testimoni convocati nel taglio basso. Se il pizzardone vigila sulla buca, anziché eh, ripararle, mettono il piantone. E avvenire in apertura bavaglio per legge, ostruzione all'aborto, approvata in Francia la norma che vieta la difesa della vita via web. E poi in centropagina la fotonotizia della la rivolta bianca, taxi contro Uber e l'NCE, poi ancora Trump che apre la caccia alle talpe tra le spie. Libero, in apertura con il metodo Berlusconi fanno fuori pure Trump, Silvio e Donald hanno eh, capigliature e modi diversi, ma lo stesso elettorato, gli stessi nemici. Il potere che eh, si serve di giudici, intellettuali e artisti per ribaltare con ogni mezzo le scelte del popolo. Gioco sporco contro il eh, presidente, così il titolo e poi in centropagina polizze e cassette crescono i sospetti, il giro di valori della giunta capitolina. Giallo a 5 Stelle con tanti assassini e un morto, Roma e poi ancora soldi ai profughi, tasse agli italiani, le prodezze del nostro governo, 500 euro a cranio. I 25 anni di Tangentopoli manipolite coscienze sporche per quanto riguarda il titolo dell'editoriale e poi in spalla... Hanno ragione i tassisti almeno un po', eh, ma la Valanga non c'è eh, nessuna, eh, ma a lavagna scusate non c'è nessuna madre, coraggio suicida per eh, l'Ashish. Nel taglio basso invece è indagato il padre di Renzi, il reato, traffico di influenze nell'inchiesta che coinvolge l'esecutivo. Il manifesto in apertura la fotonotizia in centropagina, l'ultimo sigillo e poi eh, nel eh, taglio alto invece addio SEL. Oggi al via il congresso che dà vita a sinistra eh, italiana e poi democrac rassegnati alla scissione a vuoto. Gli ultimi appelli, Renzi non si ferma a, eh, e Bersani ha pronta la nuova sigla. Vediamo ora il mattino PD, la ragione non ferma la scissione, ultimatum di Bersani ma lo strappo in atto, Renzi rottura decisa da tempo. La mediazione di Franceschini verso il fallimento, Speranza, Emiliano e Rossi lanciano rivoluzione socialista. L'indagine che titola Consip, indagato, il padre di Renzi, poi la lettera, mani pulite, bugie lunghe 25 anni. Le idee in spalla, la sinistra non torni al passato e ancora il calcio, l'affondo di Rina su De Laurentiis. Parli dopo le vittorie. Il presidente vola negli USA e resta il gelo con Sarri. Il filo azzurro, la virtù smarrita della diplomazia e poi ancora il punto come superare la real ossessione. Il caso Maradona, il mito non fa l'uomo. In centro pagina invece vediamo i eh, baby pusher eh, tolti ai padri boss. Il Tribunale di Napoli allontana 6 Under 14 rivolta nel quartiere contro il provvedimento. Lutto nell'arte, morto Connelly lascia a Napoli le opere per il metro e il madre. E poi le inchieste del mattino. Eh, tra queste il titolo: Quelle madri da sole in lotta contro la droga. Nel taglio basso favorita Uber la rivolta dei tassisti, rinviata la stretta anticoncorrenza, caos e disagi in tutta Italia. L'inchiesta della CISL spunta una eh, parentopoli, un dossier accusa i vertici, finta beneficenza e assunzioni pilotate. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Eh, il PD in apertura. Al Bivio, Emiliano, ultimatum a Renzi, se non si ferma la scissione è nei fatti. Da Bersani un appello all'unità, consip indagati Lotti e il padre dell'ex premier. Condotta trasparente. E poi ancora vediamo. Eh, in eh, centropagina tra i titoli un evento che mette il mondo al muro e ancora dai giovani del Salento la spinta a tutto il sud. La città in tilt per la rivolta dei tassisti contro eh, Uber, il garante per il sciopero scioperi minaccia sanzioni ed ancora nel eh, in centropagina vediamo eh, viene riportata anche la regione Abruzzo, appalti terremoto governatore indagato e poi... Stati Uniti gli 007 non si fidano a Trump. Segreti e eh, bugie. Economia nel taglio basso e legge il decreto salva risparmio, eh, dote di 20 miliardi alle banche. Gentiloni vara il bonus di 1000 euro per gli asili nido. E poi ancora il prof di Fasano in Australia con 5 kg di cocaina in aeroporto arrestata, appunto. Il secolo XIX. Vediamo, apre con lo sciopero, quindi dei tassisti, taxi, blocchi anti-Uber, città nel caos. A Genova scioperano i giudici onorari, il procuratore capo rischio paralisi. Il caso Mafia in Liguria, il peso della nomina per la procura di Imperia. E poi la fotonotizia, crolla cascata di ghiaccio, morti quattro alpinisti eh, spezzini. Bersani adesso fermate Virenzi siete voi a rompere, Prodi prepara un appello contro la scissione. Nel PD, quindi resa dei conti, indagato il padre dell'ex premier. Lo scontro, Trump accusa i servizi, aiutano i democratici e poi ancora... La eh, vediamo in spalla, il suicidio di Lavagna, gli amici di Gio, i genitori avrebbero dovuto fidarsi di lui, hanno detto l'analisi, i nostri figli soli davanti ai social che amplificano la vergogna. L'unità in apertura parlamentari basta rinvii sui diritti, così il titolo, se questa legislatura vuole ancora avere un senso non può, decidere, non, può non decidere sulle leggi che riguardano minori stranieri non accompagnati cittadinanza per i nuovi italiani e fine vita. E tutti fermi la protesta dei taxi blocca le città, lo vediamo nella foto e ancora PD sempre meno le speranze di evitare la scissione della minoranza, serve una conferenza eh, programmatica e ancora scongiurare eh, la rottura con ogni mezzo, un danno leterna guerriglia. La verità, indagato Babbo Renzi, in apertura scoppia la bomba Consip, al padre dell'ex premier contestato il traffico di, di influenze nell'inchiesta svelata dalla verità. Al setaccio rapporti con Romeo sospettato di pagare tangenti. In centro pagina la fotonotizia il Papa ha deciso, presto avremo le mezze prete. E ancora eh, favori agli amici del PD. Ma come sono eh, Gentiloni a Palazzo Chigi con I re delle autostrade? Questo è il titolo. E ancora l'Europa accusa l'Italia. Aiutate gli scafisti: l'invasione continuerà. Immigrazione fuori controllo nel taglio basso: invece, vogliono togliere la voce alla mamma antidroga. Eh, poi ancora i signori delle città tra il eh, cuoco bottura e i boli di Ferrari nella eh, bella addormentata chiamata Modena la sinistra Regna Sovrana. Ed ora eh, il sole 24 ore, vediamo in apertura eh, corre il eh, Made in Italy per quanto riguarda eh, l'economia, il surplus commerciale hanno arriva a 51,6 miliardi e a eh, dicembre l'export balza al massimo storico grazie agli acquisti della eh, Germania. E poi, infine, eh, vediamo il eh, salva risparmio e legge, via libera le nuove regole sui, su ricapitalizzazioni e boomer eh, sharing. Gentiloni, più sicurezza per famiglie e imprese, ha detto attesa intanto sul mercato per i 13 miliardi di bond garantiti. E, eh, ci fermiamo con eh, la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi a cura di InMeteo.net. Tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di mattino 6, passiamo alle ehm, pagine interne dei quotidiani regionali. Dal centro abbiamo visto la eh, prima pagina che apre con i lavori pubblici, il caso del governatore D'Alfonso, indagato. E quindi, in primo piano, politica, inchieste, appalti pubblici, blitz alla regione, indagato. Il presidente D'Alfonso, sequestri di carabinieri di polizia, tre inchieste della procura di L'Aquila per corruzione, turbativa d'asta e abuso, coinvolti in tre. Tra funzionari, dirigenti, tecnici e imprenditori, il governatore si dice estraneo ai fatti. Il retroscena, la giornata più lunga del eh, governatore e ancora le carte dell'inchiesta. Il PM Picardi, corruzione, penne nel mirino, una eh, telefonata. E vediamo su questo articolo il eh, contributo video, quindi i dettagli. Il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso è indagato per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di L'Aquila. Il governatore sarebbe coinvolto insieme a un'altra quindicina di persone, tra funzionari e imprenditori. Le ipotesi di reato riguardano il cantiere dei lavori di Palazzo Centi all'Aquila, sede della Giunta Regionale, un intervento riguardante la città di Penne e interventi di manutenzione di case popolari a Pescara. Dopo quella negli uffici regionali di Palazzo Silone all'Aquila, sede della giunta regionale, sono state effettuate perquisizioni anche domiciliari. Oltre che dai Carabinieri, l'indagine è portata avanti anche dalla Polizia di Stato. Mi dichiaro totalmente estraneo alle vicende e auspico una loro rapidissima definizione, ha scritto in una nota d'Alfonso in merito al sequestro da parte dei Carabinieri di documenti sulla gara da 13 milioni di euro per l'affidamento della ricostruzione di Palazzo Centi, sede della Presidenza nel centro storico del capoluogo resa inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009. Nella mattinata di oggi sono stati comunicati atti di proroga di indagini penali che vanno avanti dal novembre 2009. 15 con rinnovi semestrali e su Facebook il Presidente ha scritto ho fiducia nell'operato della magistratura così come ne avevo in passato quando è stata sempre accertata la liceità delle mie condotte amministrative. L'edificio di Palazzo Centi, al centro del Blitz dei Carabinieri, sede storica di organi regionali, fu acquisito alla patrimonio della Regione Abruzzo nel 2002 e poi sottoposto a un restauro durato da luglio 2003 a settembre 2006. Da allora è stato sede della Presidenza della Giunta Regionale. Nel sisma dell'aprile 2009 ha riportato danni notevoli. I soldi per il recupero sono arrivati per 3 milioni dalla rimodulazione del primo programma stralcio di ricostruzione degli edifici pubblici e per 10 milioni dalla delibera CIPE numero 44 del 23 marzo 2012. L'appalto è stato caratterizzato da lungaggini burocratiche dovute anche al passaggio di consegne tra il Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna e la regione stessa, divenuta stazione appaltante con la cessazione dello stato di emergenza il 31 agosto 2012. Il bando è stato pubblicato il 7 maggio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, con scadenza il 16 luglio, poi posticipata il 27 agosto. Hanno risposto 29 imprese, molte delle quali colossi delle costruzioni con le offerte valutate da una commissione amministrativa preliminare, poi da una commissione giudicatrice per l'offerta economica e quindi da un organo tecnico per l'offerta tecnica. L'appalto è basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A metà novembre la giudicazione provvisoria a Edil Costruzioni Generali SRL di Isernia che ha operato un ribasso del 35,017%, poi divenuta definitiva. Nei giorni scorsi l'amministrazione regionale aveva dato l'ok ok alla congruità degli atti di gara, ribasso incluso. Sempre in primo piano, vediamo dal centro, eh, l'accordo eh, fino al giugno eh, 2018 per il tecnico che nel 2012 lasciò l'Abruzzo dopo la promozione in Serie A. Obiettivo ridare di dignità ai biancazzurri, e quindi torna il eh, Boemo 2.0, così il titolo. Zeman riaccende Pescara a quasi 70 anni, prova a rilanciare una squadra allo sbando e eh, sempre su questo cinque anni dopo, quindi ritorno nella regione che ha dimenticato il eh, sorriso, vediamo eh, allenatore del Pescara eh, Zenek Zeman, filosofia e frasi celebri, eh, l'utopia del calcio pulito fatto di regole e divertimento, è capace di dividere l'opinione pubblica come pochi, le battaglie contro il eh, palazzo dal doping fino a Calciopoli e eh, vediamo anche su questo articolo il eh, contributo video di Jacopo Forcella. L'era Zeman Bissa Pescara è già realtà. Dopo la svolta in mattinata col tecnico Boemo che ha detto, anzi ridetto sì al delfino, l'allenatore ha pranzato col presidente Daniele Sebastiani per definire gli ultimi dettagli e poi si è diretto col numero uno bianco Azzurro al Poggio degli Ulivi, anche se per il momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni rimandando tutto alle prossime ore. Speriamo bene. Domani... Grazie, io non, potresti... non riesco a fare interviste così. Se va tutto bene, domani... Dopo l'allenamento parliamo, se no. Insomma, per l'ufficialità bisognerà ancora attendere, ma è altrettanto evidente che la sua presenza al centro di allenamento, insieme al suo vice Cangelosi, lasciano supporre che si tratterà solamente di ratificare l'accordo con scadenza giugno 2018. Dunque un anno e mezzo per terminare nel miglior modo possibile questa stagione e iniziare a programmare la prossima, quando sarà lo stesso Zeman a dettare le linee di mercato principali, magari valorizzando nel frattempo la cantera del delfino, abbassando l'età media di una squadra che dopo le finestra di gennaio ha alzato il tasso d'esperienza. Domenica però potrebbe esserci Luciano Zauri sulla panchina nella gara interna contro il Genoa. Questo perché non ci sono i tempi tecnici per fare in modo che Zeman abbia piena consapevolezza della squadra a disposizione, meglio accomodarsi in tribuna e poi avere una settimana intera di lavoro con la Rosa. È evidente che il rapporto e il feeling tra il boemo e la piazza adriatica non si è mai sopito da quella stagione indimenticabile nella quale il Pescara, partito in sordina, stupì tutti con un gioco spumeggiante, una promozione a suon di gol che fece gridare di Nuovo ad uno Zemallandia bis. Con lui Verratti, immobile e insignia hanno avuto il trampolino di lancio verso una carriera di altissimo profilo, ma ha valorizzato anche Capuano, Romagnoli, Balzano, facendo riesplodere Marco Sansovini prima dell'addio amaro a fine stagione. La chiamata della Roma fu troppo allettante per il Boemo, che in giallo rosso però non ha trovato la stessa fortuna avuta all'Adriatico, ma quel filo rosso non si è mai spezzato definitivamente, anche quando con un accordo praticamente blindato il Pescara gli voltò le spalle per proseguire con Massimo Oddo. E proprio al termine dell'avventura del campione del mondo sulla panchina riecco ancora Zeman per un bis che i tifosi sognano già possa ripercorrere i fasti di quella stagione indimenticabile che riportò il Delfino nella massima serie. Se io non faccio interviste mezzo no, me è una sensazione. Sono una sensazione, così almeno. Sensazione. ho visto giocare <tifiche>. Ed ora la prima pagina dedicata alla Regione, vediamo il caso autostrade in apertura Viadotti ancora a rischio, il ministro ora chiarisca. Il senatore Gianni Croscio presenta l'interpellanza del Rio per la 24 e la 25, anni di dibattito e di allarmi ma non risultano accordi concreti sui lavori. Il ministro a Pescasseroli, Orlando, il rilancio dei parchi è indispensabile per l'Abruzzo. Ed ancora la consulta boccia i trabocchi, ma Ombrina è comunque morta, no, della Corte Costituzionale al Parco. Nel taglio basso, nuovo segretario regionale, il Consiglio Will promuove Lombardo. E entriamo all'interno, vediamo una turbina con gli stipendi Movimento 5 Stelle, il regalo dei consiglieri regionali del Movimento di Grillo alla protezione civile, noi facciamo fatti. E di Maio chiede una mano ai giornalisti, vorremmo eliminare gli abusi, aiutateci. E mandiamo così anche il contributo video della consegna, appunto nella giornata di ieri, dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle alla protezione civile di una eh, turbina. Una fresa spazzaneve dal costo di 220.000 euro acquistata e donata alla Protezione Civile dell'Aquila con parte dei fondi risparmiati dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, grazie al dimezzamento volontario delle loro indennità. A presenziare la consegna è arrivato anche il vicepresidente della Camera e candidato Premier in pectore dei pentastellati, Luigi Di Maio. Qui hanno... Investito in microcredito i nostri consiglieri regionali nella prima fase e adesso in una turbina, quindi nella sicurezza dei cittadini. Nella vita molto spesso può capitare di salvare vite con un mezzo del genere. Noi non chiediamo nessun grazie perché questi sono soldi delle vostre tasse che noi riteniamo eccessivi negli stipendi dei consiglieri regionali, negli stipendi dei parlamentari. Quindi questo è un atto dovuto al popolo italiano. Perché ricordatevi che il costo di questa turbina. La camera lo utilizza. In un anno per pagare la polizza assicurativa ai parlamentari per le punture d'insetto o le insolazioni. Incalzato dalla stampa, Di Maio non ha voluto dire nulla quasi sulle note vicende romane, ovvero sulla terza polizza dell'ex capo della segreteria politica Raffaele Marra, intestata alla sindaca Virginia Raggi, sulla megalottizzazione dello Stadio della Roma e dell'addio tra i veleni dell'assessore Paolo Berdini. Parliamo d'altro per un giorno implorato. Parliamo ad esempio della necessità di andare subito a delle per cambiare questo paese e delle cose davvero serie, ad esempio dello scandalo rivelato da un'inchiesta giornalistica del settimanale L'Espresso, secondo cui il tesoro italiano ha sottoscritto, da una decina d'anni a questa parte, titoli derivati costati 23,5 miliardi di euro ai contribuenti e andati a finire nelle tasche delle banche speculative di Mezzomondo. Il tema dei derivati si collega molto a quello che diciamo noi oggi, è come si sono usati i soldi dei cittadini in tutti questi anni. Qualcuno è andato a giocare in borsa con le nostre tasse. Io ricordo che i cittadini italiani pagano le tasse più alte del mondo industrializzato, dovrebbero avere le strade lastricate d'oro e invece una parte dei loro soldi sono finiti in delle scommesse bancarie andate male, sulle quali metteremo mano dopo eh, le prossime elezioni politiche sicuramente. I nostri colleghi commissioni Finanze avevano provato a metterci mano. Tante volte, eh, qui c'è anche Giorgio Soria della commissione bilancio, abbiamo provato ad accedere a quegli atti tante volte. Un'inchiesta preziosa, quella sui derivati, che ci apre tutto un mondo di come si sono spesi i soldi in questi anni. Io ricordo che al Comune di Napoli, ai tempi della Iervolino, quando governava il PD, c'era l'ufficio Finanza Creativa. Ed ora la pagina dedicata a Pescara. Vediamo, rinasce il Gabbiano. In apertura, Guerino si riparte, pronto per l'estate. Gli sgoccioli di trattative per la gestione dello stabilimento, piano terra dedicato ai giovani, e sopra un locale di prestigio. Il regista è Corneli, c'è lui anche dietro il rilancio del eh, Mega. Arrivano nuovi soci, le piscine, eh, le eh, nayadi cambiano padrone, finisce l'era di Renzo, il 70% delle quote acquisite dai pescaresi Daniele Dorazio e Paolo ehm, Colaneri. Vediamo ancora il eh, sip con appello alla politica, subito un incontro pubblico con gli imprenditori balneari nel taglio basso. Invece la vongola dei Porrini passa ai Bacone, lo storico ristorante del lungomare Matteotti cambia nome e proprietario, resta solo lo stabilimento. Ospedale Radioterapia, sì alle sedute serali, riattivato il progetto per l'abbattimento delle liste d'attesa che aggiunge ai turni giornalieri quello dalle 20 alle 24. Passiamo ancora avanti, cardiopatie e stress, sottoposti a test 50 malati volontari, l'ASL presenta un progetto di psicoterapia che dà risultati sulla riduzione delle patologie del cuore. Cena di beneficenza per la casa dei ragazzi autistici, ancora i servizi di prevenzione, cure anche a casa per 300 persone con malattie del sonno. Eh, Pneumologia punta alla creazione eh, di una rete con specialisti di diverse eh, branche. E poi il caso: psicologo incontri ogni quattro mesi, appello a Paolucci, carrozzine determinate, chiede l'intervento della Regione al Centro di Salute Mentale. Nuovo depuratore, scoppia la polemica sulla scelta dell'area, l'amministrazione comunale propone tre ipotesi su Pescara, ma il centrodestra insiste su San Giovanni Teatino o spoltore. Teodoro nominato liquidatore nel consorzio ASI. Il progetto per la Riviera Sud perderemo 460 mila euro con il no alle case sul mare, il parere contrario del dirigente della ragioneria alla delibera che blocca i permessi alla società Pescara Porto scatena una bagar in commissione. Anche gli ambientalisti difendono il parco, le associazioni Profilanda non permetteremo mai che si, costituisca, che si costruisca nell'area di via Pasolini. Vediamo ancora sfuma il furto in casa, ladri in fuga, pianella, l'arrivo dei carabinieri costringe una banda ad allontanarsi a piedi lasciando auto e attrezzi. Feder Consumatori nel taglio alto, stazione Gelli da bagnata e... Eh, disagevole de denunciano e poi in breve vediamo la conferenza del WWF per salvare il eh, lupo in piazza Sacro Cuore domani alle 10.30 e ancora domani fotografia triennale di Milano mostra di Buccella, Pescara mi piace, scarichi nel fiume, oggi un incontro alle eh, 11.00. Gli appuntamenti del fine settimana, ancora Loft eh, 128, tributo a eh, Bob Marley. Due ore al ritmo di eh, Re Nettuno, canta e balla con i Leonzio. A Pianella, ottimale il piano Energia, la Giunta dif difende appunto il piano dei lavori. Passiamo ancora avanti, andiamo alla pagina. Dedicata a Montesilvano. In apertura la vittoria di Giuliano: uno scivolo per uscire da casa in via Lazio. Barriere architettoniche abbattute. Invalido era costretto da tre anni a vivere da recluso, oggi avrà le chiavi per usare la nuova struttura. Porto Allegro: codici apre lo sportello per la tutela dei consumatori, è ancora trasporto disabili. Domande di rimborso entro il 3 marzo, contributi per le spese di viaggio verso centri riabilitativi. Aspoltore il PD all'unanimità candida di Lorito a Sindaco, il direttivo eh, vuole tentare il BIS nel programma Indica Scuola, Ambiente, Frifiuti e Servizi Sociali. Targa per la nuova scuola di musica al via cele, le celebrazioni del ventennale. Ancora trasformare eh, l'eco mostro in alloggi e speculazione a Francavilla fuoco incrociato sul residence Levele costruito sulla sabbia della Riviera Nord, acerbo e Berini, ecco chi ha stravolto il piano paseistico. E ancora Francavilla, caccia che butta esche con chiodi, otto i bocconi micidiali trovati nell'Osi di Fido, controlli nelle aree verdi. Rigopiano e femminicidio, al Mumi si parla di vittime. Eh, un convegno a Francavilla al Mare della Camera Penale di Chieti. C'è pagati, l'Asl, disponibili 10 pediatri in tutta l'area metropolitana. E ancora, vediamo appenne crisi di prenotazioni, turismo a picco, dati allarmanti dei tour operator dopo la tragedia di Rigopiano, fatturato in calo fino al 70% nell'area Vestina. Torre dei Passeri, fondi per aiutare le famiglie a fine mese la graduatoria penne ancora, quattro allievi della Giardini premiati a futuro e futurismi. Ad Alanno eh, Canusiana e Spropi mai pagati da 30 anni insieme per eh, Alanno denuncia eh, disparità nella liquidazione e chiede risposte al consorzio industriale. Chieti in apertura lotteria per una casa, stop a favori e amici, i nomi estratti a sorte, case popolari. L'assessore si affida al caso per scegliere gli assegnatari, così il Comune elimina la lunga, eh, dalla lunga graduatoria i casi di punteggi identici. Il maruccino vuole assumere un elettricista e ancora nel taglio basso, vasto, i genitori di Italo chiedono solo silenzio. La notizia di Dilello che vuole tornare libero per loro è una pugnalata al cuore. Incidente allo scalo a tutto gas in Viale Croce, auto si schianta a Rondò, la folla è corsa su una 500 presa in prestito per soccorrere l'amico che stava male, due ragazzi feriti, il primo a intervenire alle tre di notte, il tassista della stazione. E in breve vediamo, sorgono soldi e merce a un commerciante, padre e figlio condannati a nove anni. Ed ancora nel taglio basso, pompieri da Chieti a Roma per protestare, eh, Giampaglione, salari bassi, carenze di mezzi e organico, ma interventi in aumento nel Chietino. E all'Aquila in apertura, in parte corruzione alle poste, due condanne, inflitti 24 mesi all'ex direttore e tre anni a un cliente cui avrebbe concesso di incassare illecitamente dei fondi. Concussione all'imprenditore Valentini, il 16 marzo processo al colonnello Guarino. Autostrada cade della plastica nella galleria, auto danneggiate. E ancora eh, con le longo, cade e si infilza nel paletto del recinto, pensionato in gravi condizioni, l'incidente è avvenuto mentre potava il vitigno. Ad Avezzano rinviato a luglio il processo, a Dipangrazio. Ehm, a Prato la Peligna, poveri, ma paghiamo il ticket alla ASL, il dramma di una famiglia che vive con 300 euro al mese, o mangiamo, o ci curiamo, denunciano. Teramo, in apertura, violenta la figlia di 14 anni e la suocera. Ha processo un cinquantenne, accusato anche di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio maschio. Eh, sotto inchiesta anche la madre della minorenne abusata le avrebbe chiesto di far tornare il papà dopo l'allontanamento dalla casa familiare, disposto dal giudice. Il Tribunale dei minori di L'Aquila ha sospeso la potestà genitoriale ad entrambi. La ragazzina è stata affidata alla nonna. A giugno la sentenza con il rito abbreviato. E lo psicologo Orfanelli. Ha detto, a chi subisce abusi a quell'età poi servono sostegni continui. Alba Adriatica, sesso nel nightclub, la bussola, tre condanne e due assoluzioni. Ed ora eh, passiamo al ehm, quotidiano della provincia di Teramo, la città. Abbiamo visto eh, la eh, prima pagina, nella eh, prima parte. Entriamo adesso all'interno e quindi nella pagina dedicata... All'Abruzzo che apre con il caso della blitz in regione, indagato da Alfonso, il presidente della giunta regionale nei guai per presunta corruzione, turbativa d'asta e abuso. E 13 indagati in tre filoni, abbiamo visto anche nel contributo video. E tra i sette nomi ceruffini, il direttore del genio Misantoni e l'imprenditore Rosa, sette gli avvisi di garanzia per presunte pressioni nella selezione della commissione aggiudicatrice dei lavori. Vediamo ancora all'interno una famiglia nell'orrore, stupra figlia e suocera, picchia moglie e figlio, tra mano di 51 anni accusato di violenza sessuale e maltrattamenti, il giudice l'ha allontanato da casa. E nel taglio basso, semplificazione, pratiche più veloci per il tesserino da cacciatore, il prossimo passo sarà il ritiro direttamente nei comuni di residenza. Ed ancora sanità primari, raffica di concorsi entro febbraio, il direttore amministrativo dell'ASLA Maurizio di Giosia conferma il fermento per presentare i bandi. Chirurgia, il primario De Berardis andrà in pensione il primo aprile, impossibile per ora cercare un sostituto eh, con un bando. Eh, concorso OS, ancora oggi l'ultimo passaggio per l'assunzione degli operatori sociosanitari dopo le polemiche sul concorsone. Protezione Civile con Italia e gli stipendi 5 Stelle donano una turbina alla Regione. Abbiamo visto ieri all'aeroporto di Preturo la consegna del mezzo da 220.000 euro con il parlamentare grillino Luigi Di Maio. E ricostruzione: pressing sulla nomina Teramana. All'USR eh, Politica, Associazione di Cattoria e Tessuto Imprenditoriale, tirano D'Alfonso per la giacchetta e attesa al massimo entro la prossima settimana. L'ufficio si occuperà delle pratiche del sisma e della pianificazione strategica. E, eh, I docenti unite presentano l'offerta formativa per quanto riguarda l'Università di Teramo. E ancora ambiente Fabio eh, Santavicca al vertice della comunità del Parco. Il sindaco eh, di Santo Stefano di Sessanio è eletto all'unanimità dall'Assemblea. Teramo danni al 60% delle case popolari Ater. L'amministrazione capiamo il disagio degli inquilini. Il nostro impegno è per farli rientrare nelle case il prima possibile. Le polemiche, gli inquilini lamentano da mesi le nei sopralluoghi, nelle verifiche e ora nei lavori di ristrutturazione delle palazzine. E nel taglio basso, prima la sicurezza dei cittadini, poi i soldi alle banche, domani alla polifunzionale della provincia l'incontro, basta morire di disastri ambientali. Ancora porta a porta, il cruccio resta sulla busta nera. Teramo Ambiente presenta la nuova campagna per migliorare la differenziata tra incentivi e eh, controlli. E a Teramo, imminenti lavori di restauro per la chiesa di San Giuseppe, sopralluogo di comune e associazioni. Il rondo Ipogeo presentato a Villa Pavone cambia il cronoprogramma per recuperare 5 mesi di ritardi. Lunedì lavori per altre tre rotatorie accessorie, tranne che per il famigerato guado di Carapollo. I residenti ne chiedono la riapertura al traffico, e poi il comitato in spalla con le Parco Quartiere abbandonato a se stesso. Provincia. Il Questore dice no, rinviata la protesta al Casello, timore delle forze dell'ordine per uno sconfinamento dei manifestanti all'interno dell'autostrada. Le adesioni, ieri erano arrivate le adesioni di sinistra italiana e del responsabile di Abruzzo Civico, Pomante. Frane, Castelnuovo continua a franare, ha battuto una cabina dell'Enel, a Ponzano di Civitella del Tronto, Vigili del Fuoco in Azione con il drone per riprendere lo smottamento dall'alto. È ancora cronaca, tre condannati per il sesso nel night club. Per il giudice, la bussola di Alba Adriatica è stata utilizzata per svolgere attività di prostituzione. I condannati per favoreggiamento e sfruttamento sono stati condannati Fabio Romolo, la fidanzata Alona Osipova e Roberto Foschi. Le assoluzioni, assolti per non aver commesso il fatto, Raffaele Di Emidio e Alberto Martò. Solidarietà, la eh, CIA regala quattro cassette agli agricoltori vittime del eh, sisma. L'appello nel taglio basso non solo frane e sisma, Valle Castellana, problemi con la telefonia, i cittadini del Borgo Montano firmano una petizione per chiedere interventi risolutivi al gestore Telecom Italia. E ancora la città, l'Istituto Tecnologico di Sant'Egidio, ieri mattina l'incontro con gli studenti degli indirizzi meccanica, meccatronica e sistema moda. E nella costa invece Annereto muore falciato mentre attraversa la strada Renato Marinucci investito ieri pomeriggio in Viale Europa. La denuncia, l'investitore un 75enne del posto, è stato denunciato con l'accusa di omicidio stradale. Alba Adriatica aggredito da due uomini dopo un banale incidente, ancora tortoreto sette furti in poche settimane. Ladro seriale finisce in, Marette, in manette. Santomero, mega per la salute e il benessere in Val Vibrata. Eh, Mil presenta il progetto che prevede l'investimento di un miliardo di euro. E ancora a Giulianova rubano la valigia e si fermano a fare pipì ladri beccati da un agente della Polfer. Poco prima, un'anziana scesa al bus aveva denunciato il furto del bagaglio. E, sempre a Giulianova la pulizia della spiaggia passa per i fondi dello Stato. Post-sisma, ancora le domande per i sopralluoghi vanno presentate entro il 25 febbraio. Scuole, i ragazzi della Pagliaccetti alla succursale della Bindi. Mastro Mauro incontra i genitori e caccia dal cilindro la soluzione per evitare i turni. E ancora vediamo. A Roseto, ristorante sul mare opere da demolire. Il TAR rigetta ricorso del titolare del Fernandos di Colonia Spiaggia. Ora la palla torna al comune che deve decidere come rendere esecutiva la sentenza del TAR. Sempre a Roseto, sport per la vita, pattinaggio e solidarietà nella manifestazione del 25 di febbraio, Montepagano, riaperte la farmacia e un'abitazione erano state sgomberate per consentire i lavori al campanile pericolante. E a Silvia ancora un rinvio sul PRG, la crisi accelera, le divergenze fra il PD favorevole alla revisione e SEL arrocata sul non voto paralizzano l'amministrazione. Pineto dopo tanti rinvii domenica torna alla storica fiera di Sant'Agnese. Ambiente, Pineto, la Federazione Amici della Bicicletta cresce e apre anche a Pineto, presentata ieri mattina la sezione distaccata di, di Giulia Nova che sarà diretta dalla responsabile Sabrina Franchi. Ed ora passiamo al eh, messaggero. Abbiamo visto la prima pagina dedicata alle notizie nazionali, ora eh, è la prima pagina dedicata al, alla regione Abruzzo. Vediamo. Le eh, prime pagine eh, dedicate alle province, quindi iniziando da eh, Pescara, dal Messaggero appunto. Andiamo all'interno, vediamo le notizie, come apre il eh, Messaggero su eh, Pescara, entriamo come detto all'interno e quindi in apertura. Le mense scolastiche, l'inchiesta in sei a processo. Dirigente funzionario del comune e quattro esponenti della Cirfood a giudizio per l'appalto milionario del 2010. Corruzione, turbativa d'asta, falso e frode in pubbliche forniture. Le accuse contestate a vario titolo agli imputati. Colpo sventato: la messi in fuga dai carabinieri. E ancora il PD: Loricandida Spoltore. Il sindaco di Lorito punta a fare il bis. Chiavaroli, l'insedimento di Giancola, commercialisti, iniziati post sisma l'omaggio di elia a uh, telenews monk stasera al cantiere teatrale e eh, All'interno Pescara Porto, scontro in commissione sul parere finanziario e ancora Rigopiano, tutti sì al resort della eh, morte, il via libera della, alla realizzazione del centro benessere su terreni agricoli, proceduto dai, para, dai pareri positivi in provincia ed Ente Parco. A un mese dalla Valanga che ha distrutto l'albergo e ucciso 29 persone. Ecco la delibera decisiva del comune di Farindola. Chi ce l'ha fatta? Francesca, incubo da sopravvissuta. E poi il taglio basso, <coughs> bike to coast, pista ciclabile più larga sulla Riviera fino ai grandi alberghi. E ancora l'Aquila, centro storico, cabina di regia per favorire i commercianti, sempre <coughs> in primo piano eh, l'emergenza, al progetto Case Piovono Liquami. E ancora pagina dedicata a chieti, voragini, giorni contati per i fondi, all'interno stop al dragaggio, appalto a rischio ad Ortona, disposta al Consiglio di Stato una verifica sugli atti dell'aggiudicazione dopo ricorso della società esclusa, eh, nervegna tema e ritardi, prevalga l'interesse collettivo, il porto e la città non possono perdere queste eh, risorse. E ancora Teramo che apre con terminati lavori lunedì alla di si eh, ritorna in classe dopo il sisma del 18 gennaio scorso, la protezione civile aveva ordinato di potenziare la sicurezza dell'edificio. E poi i servizi, i cittadini spendono 1,3 milioni di euro per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Abusi sessuali su figlia e suocera condannato, lo abbiamo visto e andiamo alla pagina. Dello sport, Abruzzo Sport Pescara si riparte da Zeman, lo abbiamo visto l'articolo eh, e anche il contributo video del il quotidiano Il Centro lo porta in primo piano. Il tecnico ha sciolto la riserva e ha accettato di prendere subito la squadra. Ieri primo bagno di folla al poggio, avrà con sé gli storici collaboratori <coughs> Cangelosi e Ferola, si ricompone la coppia con il direttore sportivo Pavone. L'opinione, l'uomo dei sogni è un affare per tutti. I cambiamenti, come può cambiare la squadra con il Boemo, subito promosso Fornasier in difesa e nel Tridente potrebbe esserci un posto da titolare per Mitrita. Lega Pro, vediamo Teramo prima Tegola per Golotti, Spighi, va KO. Serie D, l'Aquila in emergenza con il Città di Castello in centropagina, invece pallamano Parma, più in palio, c'è cioè il secondo posto. Gli angolani ricevono il eh, Romagna e vogliono in sorpasso eh, dopo aver messo insieme cinque vittorie consecutive. E, e tu, mh, con eh, questa notizia eh, termina la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 che torna puntuale domani alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.